goes on and on and on. Bravo amore! Pina ha chiamato che hanno trovato una nuova casetta per noi. Forse è questa. Aurora, o abbiamo rotto la porta o c'è qualcuno già dentro. C'è nessuno, signora, sono quello dell'affitto. Sentito? Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Come state? Come avete visto ieri non è stata... Siamo in un posto abbastanza particolare. Questa è la nostra nuova casa in affitto. Il problema è che comunque stiamo attendendo la signora dell'agenzia. La signora dell'agenzia e... Penso sia di là. Però non è molto di ben aspetto, se così si può dire. Papà, quindi adesso papà va, prova di nuovo ad andare a parlare di là, perché comunque penso ci sia l'ufficio di lei. Non lo so ragazzi, ci siamo venuti dentro poco tempo fa. Tu mi aspetti qua? Mi aspetti qua, vero? Sì. Hai tutti i cappellini sugli occhi, amore. Allora, io lascio Aurora qua e provo ad andare a parlare di là con la signora. Con calma, magari. Da capire cosa vorrà dirgli. Salve signora, sono Mike, quello dell'affitto, e più che altro mi si prende una vecchia così, non è il massimo. Più che altro è una bella casa, come vedete, è abbastanza illuminata, c'è tutto. Il problema è che comunque gran parte della casa è molto tetra. Mi fa paura lasciare anche Aurora di qua, però mi fa paura allo stesso tempo portarmela di là. Ho un'idea. Sì, Aurora, stai pensando quello che penso io? Anto. Sì, facciamo così. Non è molto rassicurante. Oddio mio, è molto tetra come cosa. Sarà una delle prime cose. Sì, sì, amore, tranquilla che se veniamo qua sarà una delle prime cose. Ecco, amore, facciamo così, guarda. Papà mette così e noi ci mettiamo qua dietro, guarda. Vieni qua, vieni qua. Guarda, amore, vieni qua. Tu ti metti qua, guarda, prenda Bau. Prendiamo il telefonino. Per sicurezza facciamo finta che tu stai giocando a nascondino, ok? Sì. Quindi vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, Vieni qua. Nascosta. Gioca nascosta. Vieni qua, corri. Corri qua. Vai giù. Vai giù, nascosta. Shh. Allora, tu aspettami qua, ok? Aspettami qua. Papà arriva subito, va bene? Ok? Sembra propensa ad ascoltare. Amore, questo ti lascialo qua. Shh. Per sicurezza ti metto anche questo. Shh, fai qua silenzio. Se l'ha nascosta. Shh, arriva subito papà. No, strilla. Me l'aspetto, tranquillo. E non succederà niente. Poi lei prenderà, se ne andrà. Ok, comunque, se ne andrà. E casa nostra verrà completamente cambiata. Aurora. Shh, mi raccomando, te sei là, ok? Shh. Sì, le fa. E papà fa. Vai dentro! Sì. Vieni qua dentro! Non si vede, vieni qua dentro! Stai qua, silenzio! Stai là! Non ridere che ti sentono! Aurora! Vai dentro! Tieni questo qua! Pronta? Qua! Ferma! No!
Ci mandano via. Fermala. È la volta buona. Fila dentro. Fila dentro là. Mi scuso, una bambina. Aurora. No. Permesso. Sono l'affittuario, Papà, è bello. Sì, amore, sei buona. È bello qua. No? No, è tetro. Fa parecchio paura. Mimici. Penso che la signora dell'agenzia sia là in fondo. Papà, è cacca. Questo è il bagno, comunque, non è? È bello grande, spazioso. Ma sta casa comunque... Ti sembra abitata. Io avevo specificato benissimo che mi serviva senza mobili. Ragazzi, sono tre stanze. Una, due e tre. Permesso. Guardiamo le stanze. Io a questo punto guardo già come sono le stanze. Mamma mia, ma è tutto buio. C'è nessuno? Allora, bussa, allora. Si fa tre volte, amore. Bussa tre volte, si duca. Bravissima. Permesso? Allora, vai a vedere. Vai a vedere te. Devo andare sempre io, mannaggia. Anche papà ha paura, non è che ha paura solo te. Diciamo che non è il massimo, però vabbè, siamo fiduciosi e comunque magari la cambieremo. Aurora, ci sono dei movimenti? No, questa è già più chiara. Aurora, sembra abitata questa casa. No. Come no? A me sembra proprio di sì. A te non sembra? Sono nato. Oddio, Aurora, hai ragione. Questo è del pelo di cane. Che cos'è? Oddio, Aurora, è tipo uno squid. Che schifo! Tipo uno scoiattolo! Porca Aurora! Che sonnarma favolosa! No, non si scherza con queste cose, amore. Quindi, per sicurezza, è meglio che il papà la metti via. È parecchio molto tetro comunque il tutto. Ci manca l'ultima stanza, amore. Beh, manca solo l'ultima porta, quindi. Signora, permesso? Aurora, torniamo in sala che è meglio. Aurora, vieni. Andiamo veloce. Corri. Diciamo che... Vieni qua. Nascoliti. Diciamo che non è il massimo, allora. Mi stavo avvicinando. Ma perché hai preso questo? Cosa ce ne facciamo di questo? Per te è un'arma questa. Tira su. Diciamo che non è il massimo, perché comunque mi stavo avvicinando a questa porta dove dovrebbe esserci la signora che ci affitta cioè la signora dell'agenzia. Io non l'ho mai vista, perché comunque ho lasciato il numero online, mi ha chiamato, quindi non so neanche come è fatta. Però dovrebbe esserci questa signora dentro la porta. Peccato, ci avviciniamo e ci sbatte la porta in faccia, Aurora? Secondo te è normale? Mm. È normale? Sì. Come sia? No, non è normale, amore. Non è proprio normale come cosa. Papà, su letto. Ah, ho capito. Però non è normale, quindi... Sì. Dobbiamo prendere coraggio, papà, e entrare dentro quella porta e parlare con la signora. Secondo me, comunque, una volta che la conosciamo, rimane tutto tranquillo. Sì, ma andiamo avanti, Bau, che ne dici? Io ci sto.
una volta che la conosciamo, boh, per me tutto sembrerà più tranquillo. Magari è solo, magari l'abbiamo disturbata, era il telefono, non lo so, tante potrebbero essere le idee. Non lo so, stiamo pensando davvero, però non ne veniamo a capo. Hai qualche idea? Non sei molto d'aiuto in questo caso, amore. Quindi nascondiamoci che è meglio. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per continuare con noi questa avventura, perché comunque dobbiamo venire a capo, perché questa casa ci piace. Quindi direi che dobbiamo prendercela. Guida, Mike, Bau, è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.